I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere Agicom 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Venerdì sera! Ma che sorpresa! Ma che sorpresa, esatto! Sempre più vicini alla Pasqua e ci siamo anche stasera con voi. Che sorpresa davvero essere qui il venerdì sera. Un grandissimo saluto a tutto il grande pubblico di 7 Gold e un saluto a te Walter. Ciao amore! Ciao. Sì, di sabato fa piacere ritrovare Arianna. Venerdì. Venerdì. Di venerdì, scusa. Sei avanti di un giorno. Date all'età quel che l'età richiede, diceva quello, no? Buonasera amici, siamo di venerdì, siamo insieme e lo siamo con Arianna e per l'estrazione di domani, ovviamente con una paccata d'auguri che nonostante la mia allergia spero vi arrivino per una meravigliosa Pasqua innanzitutto e una straordinaria estrazione di Pasqua. Siamo in un momento d'oro. Sì, beh, se è andata come ieri, direi che martedì è andata stupendamente bene sì. E abbiamo visto mercoledì, tra l'altro quando c'ero io, tutti i risultati, vi ho visto, ma poi li ho guardati proprio in diretta. Poi l'estrazione di giovedì sera. Ieri insomma, sera è stato veramente uno sfascio di vincite. Davvero. Tra l'altro dobbiamo davvero ringraziare perché, vedete, apprezziamo, ma davvero, come oro colato, sorridiamo di cuore ogni volta che troviamo i vostri scontrini, le vostre note vocali con le quali esprimete tutta la felicità di questo mondo. Vorremmo far sentire tutto, però non si può per termini di privacy e di tempo. E allora a chiunque tra ieri e oggi ha mandato cedoline o WhatsApp di vincite veramente un grazie gigante, sì. è vero, bravi, perché intanto è una bella testimonianza, lo diciamo sempre, soddisfazione per chi insomma li realizza, ma anche per le persone che da casa dicono ma sarà vero, perché sai, come dire sì, abbiamo vinto, abbiamo ma con quello assolutamente c'è. Beh, allora dobbiamo precisare alcune cose perché a volte mi fermate per strada e la solita domanda. Con tutti i numeri che date, chissà come mai qualcosa esce. Allora, con tutti i numeri che date non è vero, perché il registrato, i servizi aggiornati ovviamente da Marco e Lio vengono aggiornati una volta. Cosa significa? Che quindi lo prende uno, lo prendono tutti uguale ovviamente, e poi le condizioni sono quelle che andiamo a denunciare durante la diretta, che andiamo insomma ad argomentare proprio, per cui i registrati sono uguali e Dio ci mancherebbe che venissero cambiati. Certo, se vince uno è perché hanno vinto prima tutti. Di tutto, ovviamente. Allora, vi anticipo di cosa parleremo questa sera. Parleremo del vecchio metodo carta e penna, che mi piace tantissimo, sì. Che però si è un po' perso, ma che questo signore, Walter, tra l'altro, si chiama come te Isnardi, contadino sì. di Alba, per promuovere il suo vino ha proprio deciso di utilizzare questo metodo carta e penna e vi dirò poi come ha fatto. Poi parleremo del vaccino per appunto la meningite e parleremo di Bebe, ormai la conosciamo davvero tutti, Bebe la Dio, ragazza sì. che è veramente spettacolare, soltanto a vederla col suo sorriso riempie il cuore. E poi parleremo di una cosa a mio avviso pazzesca, sì. del sorteggione aereo. Ne dovevamo parlare qualche giorno fa. Per mancanza di tempo non ce l'abbiamo fatta, assolutamente ne parleremo questa sera perché questa United Airlines fa davvero parlare. Prima non ha fatto salire le ragazze con i leggings a bordo e adesso ha fatto scendere degli altri passeggeri. Vi spiegherò il perché. Dovrebbe trattarli un po' meglio forse la United. Infatti. Sì. Anche perché io ho volato spesso con la United per gli Stati Uniti. Migliorate anche un po' la qualità del cibo a bordo, gentilmente. Ah, sì? Sì, perché ti arrivano delle lasagne al forno all'italiana
che però non hanno niente, che ti rimangono per tutto il volo qua. E dici, cacchiarola. Bene, quindi parleremo di tutto questo. Questo è il nostro bel contenitore, il nostro menù, diciamo così, di questa sera. Ma vorrei subito partire dai numeri, Walter. Sì, allora ragazzi, per chi ieri fosse latitante, deve veramente mangiarsi le mani. E guai a essere latitanti domani, amici, siamo qua apposta. Allora, man mano che io parlo, se la regia vuole far vedere, ce n'è talmente tanti, cedolini, vincite, le argomentiamo così, tutte in una volata. Allora amici, il 90 ieri sera, eccolo qua, col 2 e il 90, oh, cara, questi sono 1000 euro, 2,90. Però, una 4 bella euro Pasqua. È una gran bella Pasqua. Se magari la stessa signora che magari ha trovato qualche risultato martedì, è una bellissima Pasqua. Questo è un bel millino, 2,90 è arrivato in nazionale, 11,90, questi sono 250 euro. E anche questo ha vinto a ruota. 33,90 ha ripetuto il terno di Pasqua, ha ridato lambo, quando vi si dice che i numeri non hanno memoria, che addirittura entrano in multifrequenza. Guardate qua che tavolata di numeri, che meraviglia. 33,90, 11,90 da 2 euro d'ambo, quindi sono 500. E poi là ce n'è un altro, 41,90, che io sinceramente sono anche mezzo orbo, lo ammetto, comunque sì. Ok. Quella era un'altra infornata di numeri. Allora signori, con l'88-90 a Genova, ieri sera nuovamente si è vinto. Genova, che aveva un 90 in ritardo da 85 colpi, lo ha sganciato, benissimo. Ma allora, tante sono state le vincite, 33-90, 30-90, lambo doppio 35-88 tra Genova e Palermo. Il terno 11-44-90, ce l'avete segnalato mentre eravamo in onda e qualcuno ha tirato le orecchie a Lio perché gli ha detto: «Oè, ma non vedete un terno?» Beh, signori, non è che non vedessimo un terno, è che semplicemente prima di gridare terno controlliamo tutto, perché non vogliamo fare la parte dei funamboli o dei saltimbanco. E infatti 11-44-90 terno in nazionale. Signori, il momento è d'oro, ma vedete, c'è veramente da essere consapevoli del momento di gioco che si sta vivendo, perché il gioco di ieri sera ovviamente non si è fermato lì, nel senso, non è stata l'estrazione di ieri sera una tantum che dice dopo tanto si vince, no. Aprile si sta rivelando, il mese del 90 l'abbiamo inaugurato con Roma, con l'1,90, col 33,90 che addirittura si è ripetuto tre volte in queste prime estrazioni del mese, ma poi è stato un continuo. Questo cosa significa? Significa che, come possiamo vedere, abbiamo tra le mani una statistica che risponde. Significa quindi avere gli elementi, gli strumenti per trasformare delle condizioni in elementi veri che poi si trasformano in soldi. Ed è questo il bellissimo gioco del lotto italiano, che tra l'altro, lo voglio dire, rispetto al lotto che si gioca negli altri paesi, per esempio io conosco molto bene il lotto spagnolo, ogni giorno in Spagna si estrae, c'è il gordo, la primitiva, ogni sera ce n'è uno nuovo. In Italia ci sono tre estrazioni. Però, e alcuni in maniera così un po' frettolosa potrebbero dire, è più facile il gioco per esempio del lotto spagnolo perché sono 49 numeri. Non è assolutamente vero. L'unico gioco nel quale possiamo inserire veramente le mani e il cervello è il gioco del lotto, perché è l'unico, il gioco del lotto italiano, con la distribuzione sulle 11 ruote e quindi con le loro ruote diametrali, le loro ruote gemelle, è tutta una cosa veramente a sé. Quindi amici, seguiteci per domani sera, che per di più rompiamo le uova, le dobbiamo rompere. E speriamo di trovare dentro una bella sorpresa. Vado a dire quali sono le due sorprese? Assolutamente. Allora, sì, ragazzi, sono curiosa anch'io. Brava. Allora, due sono le sorprese. Il primo, uno speciale 88, numero gemello 88, chi conosce peraltro Marco e Lio, tracchete, la lampadina di Archimede dovrebbe accendersi, perché loro con l'88 pestano brutto. Ieri sera con l'88-90 a Genova è successo di tutto e di più. E poi, allora, abbiamo un 88 da giocare in ambo eterno a tre numeri e poi finiamo proprio con il 9,90 di Pasqua, perché se la regia mi può dare un attimino ancora le estrazioni che abbiamo avuto ieri sera, vorrei far vedere due cose. Allora amici, alla ruota di Genova
60-90. Alla ruota di Palermo, che è gemella di Genova, 30-90. Genova e Palermo sono gemelle, amici, per cui immaginiamole assieme, 30-60-90. La terzina in pieno significa che il 90 si deve ripetere, ma non solo. Il 90 è arrivato quinto estratto tra Palermo e Nazionale, quindi isotopia del 90, e quindi parliamo di un 90 che molto probabilmente ha una molla in più per risaltare fuori sul quadro estrazionale. E c'è un ultimo dato, Nazionale, l'ho detto ancora ieri pomeriggio, che il 44 è il generatore a molla del 90. Ieri sera 44-90, ambo bomba in Nazionale, quando il 44 e il 90 escono assieme, il 90 ha un lancio in più per riuscire. Quindi c'è un 90 che è messo talmente di fuoco che domani sera spacca le ruote e spacca le uova alla lottomatica. Io ve lo vorrei veramente portare e quasi quasi mi muovo assieme a voi, eccoci qua, mi muovo assieme a voi per andare in redazione e questa sera aprire per l'ultima volta il nostro portale dove abbiamo questo straordinario aggiornamento che però ho l'opportunità e modo di offrirvi per un'ultima volta perché poi verrà cancellato. E allora andiamo perché c'è ancora tanta voglia di vincere. Venite. E allora amici, eccoci qua e signori, 89 22 77 ancora una volta si candida veramente ad offrire un pieno di fortuna a tutti quanti voi che ci seguite e a chiunque voglia giocare. Attenzione all'89 22 77 amici, siamo in una diretta, lo sapete, con voi di 7 Gold abbiamo un solo ed unico aggiornamento, una sola chiamata, ricca di condizioni ma poco tempo per poterlo esporre a video e per poterlo tenere appunto alla portata di tutti. Componiamolo adesso prima che lo dobbiamo togliere per avere che cosa? Il nuovo ed ultimo ormai 9,90 di Pasqua. Signori, con il 9 e con il 90 ci mettiamo in gioco con due ambi e due terni secchi, ruota mirata e ancora una volta domani sera adrenalina a mille e domani sera saremo ancora assieme perché io domani sera sarò qua con voi con l'estrazione, con Marco, con Dio e con Clara. 9,90, i due ambi e i due terni più forti ormai dell'estrazione di Pasqua. Ed infine amici, speciale 88, questo numero gemello si candida a fare il botto, lo giochiamo nell'ambo e nel terno più forte in assoluto per il colpo di domani. Amici, se siamo pronti andiamo, 89 22 77, quando si dice una telefonata allunga la vita e soprattutto a noi di Casalotto porta vagonate di fortuna. Ci vediamo tra poco. E ti svegli un mattino ed eccola qua, dalla finestra guardi fuori, ma lo sai già, nella pelle senti la febbre di sole e libertà, finalmente si dissolve questa banale realtà. Del mio cuore una nave aspetta già, scaricando colori e nuovi suoni, grandi vele di arcobaleni, ho il vento caldo nella testa, una voglia strana che protesta, una sua nuova dignità. E parliamo di carta e penna, come insomma si usava adesso, quando mai mi si piace scrivono, è bello, signore, infatti lui si chiama Walter Isnardi, contadino di Alba, e per promuovere il suo vino ha preso l'elenco telefonico, carta e penna e ha scritto 10.000 lettere a mano, alla vecchia maniera. E ha detto internet ha rotto, è stato il suo laconico commento. E carta e penna e ha scritto proprio il nome del suo vino, dove lo possono venire a trovare. Ha dimostrato, secondo me, tutto l'amore che ci mette nel suo lavoro e secondo me ricevere una lettera scritta a mano di questi tempi sicuramente ti fa sentire più vivo che non
Allora, perdonami perché ti ho dato del tuo, ma sono un contadino. E sono contadino grezzo, ce l'ha scritto. Ma è io leggo il pezzo, tu leggi il secondo, che così riusciamo a leggerlo nel tempo veloce esatto. Che c'è. Ma è meraviglioso, io lo trovo... E poi... 10.000, Oh, quanti anni ha il signore? 10.000 lettere. Walter Nisdal. Non l'abbiamo l'età. Non abbiamo l'età. Sui 60, una sessantenne, si è messo lì con la pazienza di Giobbe, ma soprattutto con tutto l'amore che ha per il suo lavoro, evidentemente. E anche per i suoi utenti, perché ha voluto scrivergli di suo pugno e non così asetticamente. Grande Snardi. È vero, Sono davvero contenta. E poi, che succede ad Alba? Mica pizze fichi, qua parliamo del vino d'Alba, quindi... dei mica vini male, piemontesi, mica male. Quindi... Quasi quasi mando anch'io una lettera al signore che così mi arriva dove ma posso... Ma hai dato una bella idea. Caro signor Isnardi, io l'ho salutata in diretta, glielo scrivo a mano. Lei esatto. Mi potrebbe mandare una cassetta di vino. Acquistandola, comprandola, certo. Ovviamente. Va bene, però ci piace l'iniziativa. Tra poco invece parleremo di Bebevio e poi parleremo del sorteggione. Importante questo aereo. Questa questione di Bebevio. Sì. Molto importante, amici. Sì. Poi è importante anche vedere lei come ha reagito e come sta affrontando la sua vita. Sì, lei è un esempio proprio di vita straordinario e il messaggio che vuole veicolare. Secondo me è proprio importante, è molto importante di questi tempi. Però, allora, facciamolo fra un attimo. Yes. Io vorrei correre veloce, 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 ancora una volta, in redazione, perché, allora, amici, domani sera noi vi aspettiamo tutti, faremo la conta col pallottoliere per vedere se ci siete tutte le migliaia che normalmente ci siete, perché quella di domani sera è un'estrazione che potrebbe stupirci ancora a suon di vincite. Attenzione amici, perché questa sera per l'ultima volta possiamo offrire in un unico colpo di telefono, quindi in un aggiornamento super rapido, che cosa? Il nuovo 990, e lì ci giochiamo una nuova partita adrenalinica, perché siamo veramente su un pezzo bollente, dove 990 ci portano a due giocate semplicissime, due ambi secchi e due terni. Ieri sera con l'11.44.90 ogni euro sono 4.200, quindi occhio. E poi c'è l'88, quindi numero gemello, numero che non è in ritardo, ma numero che è spedito, corre veloce. Secondo Marco e Lio, questo 88 muore secco o d'ambo o di terno. Noi ci auguriamo che crepi da terno. Vai, ti seguiamo. Me lo porto? Allora. Certo. Andiamo amici, corriamo stasera, si va. Eccoci qua amici, vi ho detto tutto e poi che cosa? Le parole servono a poco, perché i risultati che abbiamo ottenuto ancora ieri sera parlano forte, dimostrano le cose. Signori, qua con l'89-22-77 la partita è veramente rovente, vuole arrivare nelle vostre case e può arrivare nelle vostre case, perché con una semplicissima telefonata, costo fisso di 2 euro per tutta la rete fissa, 3 euro per tutti i cellulari, abbiamo tutte le informazioni in mano per il colpo di domani sera. 9.90, ve lo ricordo, sono ancora in pieno movimento, il 9 guida ad una sua giocata, il 90 guida ad una sua giocata, di fatto ci troviamo con due ambi e due terni da mettere in gioco. E poi amici, attenzione a quello specialissimo 88, asso nella manica di Marco e Lio, un 88 da ambo pieno, eterno, secco a tre numeri. Signori, questa è la Pasqua di Casalotto e siete invitati veramente tutti quanti. Ci vediamo tra poco con l'89-22-77 al momento ancora disponibile, per cui lascio spazio a lui di modo che possiate entrare al volo in questa telefonata di pochissimi secondi, aggiornarvi domani, amici, la prima cosa da fare, usciti di casa, anche solo che l'euro è la giocata minima, mandare in ricevitoria e puntarlo. Andiamo! E ti svegli un mattino ed eccola qua, dalla finestra guardi fuori, ma lo sai già, nella pelle senti la febbre di sole e libertà, finalmente si dissolve questa banale realtà. Del mio cuore, una nave aspetta già.
cambiando colori e nuovi suoni, grandi vele di arcobaleni, ho il vento caldo nella testa, una voglia strana che protesta, una sua nuova dignità, finalmente si dissolve questa banale realtà. L'estate sai, una missione, forse saranno tempeste in un bicchiere o nubi fragilenti, passioni che si perdono in un mare di dolci delusioni, le mie inclinazioni si fanno invenzioni, o sì che scherzi fa il sole, o sì che scherzi fa il sole. Poi scrivo sulla sabbia, può non aver significato, ma di sicuro è il segno che davvero sono qua. Non importa se poi il vento la mia presenza cancellerà, dolce sarà anche il sale quando il miele dell'estate svanirà. Eccoci, e adesso parliamo di un argomento molto 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 importante e molto 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 serio. Parliamo di vaccinazioni, parliamo di Bebevio, perché lei è la campionessa paralimpica che tutti quanti conosciamo. Guadagna anche la copertina su Rolling Stone, in cui lancia il suo invito alla vaccinazione. Vittima da bambina della meningite che le ha procurato i danni gravissimi che hanno portato alle amputazioni delle braccia e le gambe, appare in una foto che sprigiona tutta la sua energia. Eccola qua, la stiamo vedendo. Aveva 11 anni quando i genitori chiesero al pediatra se fosse il caso di vaccinarla contro la meningite e lui rispose di lasciar perdere. Un anno dopo Baby si ammalò della forma più grave e spietata. In ospedale lottò per 104 giorni contro la morte. Quella della vaccinazione in Italia oggi è una vera battaglia civile di cui Bebevio è una bandiera. Eh sì, ha ragione. Perché ci si lascia ormai condizionare, secondo me, dalla cattiva informazione anche sui social, un po' ovunque, e non dimentichiamoci che i medici hanno studiato. Cioè, io mi ricordo sempre che io, rispetto ad un medico, sono un ignorante. Beh, certo, per bisogna cui, trovare quello giusto e fidarsi. Bisogna un po' sapersi affidare, perché poi si combinano dei grammi. Hai sentito ultimamente i dati relativi, per esempio, al morbillo? Ma il morbillo... No. Vabbè, i dati relativi al morbillo... No, beh, sì, che la vaccinazione anche lì sono è inquietanti, importante. Perché i casi di morbillo sono scoppiati, sono molto più alti. Sì, 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 vero. E tra l'altro non ci ricordiamo... Eccola qua, Rolling Stone, sì, la copertina che ha... Ma tra l'altro ci dimentichiamo che, per esempio, anche nell'età adulta, per un uomo il morbillo è pericolosissima, può determinare l'impotenza, la sterilità, tanti sono dei danni anche più. Sì, 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 i problemi. Vero. E mia zia, che è medico, tutte le volte mi dice: bisogna sempre calcolare il rischio minore sul rischio maggiore. Perché io gli ho detto: ma zia, sti vaccini vanno fatti, o no? E lei mi ha detto: tu devi ringraziare Dio che li hai fatti tutti. E ho detto: hai ragione. Sì. È comunque incredibile la forza e soprattutto l'energia che Bebe emana, sì, proprio beh, lei... quando la intervistano, quando parla. È pazzesca, pazzesca. Sì. Rimango sempre a bocca aperta. No, ma tra l'altro lei, vedi, si presta allo sport, vabbè, con una classe straordinaria, ma si presta anche proprio alla gestione della sua immagine, che è importantissimo, cioè voglio dire... in un'epoca dall'immagine tutti quanti patinati, tutti belli, tutti quanti fighi, tutti quanti tirati all'ennesima potenza, lei invece fa del suo passato un atto di forza, una forza, che dimostra tutta la sua personalità. Per cui viva le grandi personalità rispetto alle belle bamboline a questo punto. Ed è proprio una bella conferma che ci dà, grazie. È vero, davvero, è vero. E tra poco cambiamo argomento, anzi lo cambiamo subito perché andiamo di là in redazione. Voglio fare un'ultimissima volata, anche fossero 30 secondi, sì, ma ridare ancora al portale per un'ultimissima volta. L'abbiamo chiesto durante la pausa, abbiamo chiesto ancora un minutino. Io ve lo porto, venite, perché si deve veramente volare. Andiamo.
Arianna dice, ma allora noi non ce la facciamo fare la notizia, ma la grande notizia è questa, è l'89-22-77 ed è per questo che mi sono fiondato qua in redazione. Amici, però questa sera le 20:30 stanno arrivando, che ormai è veramente, manca poco, io non parlo più. Sapete che questo è il vostro portale, Amici di 7 Gold, carico di fortuna, e per domani sera Lambo il Terno col 9,90 e lo speciale 88. 90 secondi da adesso per decidere se esserci o no. A tra poco. E ti svegli un mattino ed eccola qua. Dalla finestra guardi fuori, ma lo sai già. Nella pelle senti la febbre di sole e libertà. Finalmente si dissolve in questa banale realtà. Del mio cuore una nave aspetta già, scaricando colori e nuovi suoni, grandi vele di arcobaleni, ho il vento caldo nella testa, una voglia strana che protesta, una sua nuova dignità, finalmente si dissolve in questa banale realtà. L'estate sai è una missione, forse saranno tempeste in un bicchiere o nubi fragili lenti, passioni che si perdono in un mare di dolci delusioni, le mie inclinazioni. Sorteggione in aereo, sì o no? No, no, perché non ce la facciamo. Perché ti ho rubato il tempo io. Però vi teniamo lì con la suspense di conoscere questa notizia. Vabbè, a parte gli scherzi, grazie a tutto il pubblico di 7 Gold che anche stasera è stato con noi. Come sempre è doveroso ringraziarvi e l'appuntamento torna domani pomeriggio alle 14:30, mi sembra. Sì, domani, vero? Amici, Fede, amici di 7 Gold, domani pomeriggio noi lasciamo spazio al campionato. 14:30. Per la diretta di 7 Gold, ma alle 14:30. E invece vi aspettiamo torniamo come sempre sul 53, quindi un bacio sempre su, esatto, quindi grazie a tutti voi, ciao 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 ciao, e vi aspettiamo domani, ciao. Un bacione, grazie di cuore.